questo nuovo video. Allora, oggi sono qui per farvi un altro tutorial. Questo tutorial sarà incentrato appunto sulla treccia spiga. È una treccia un po' particolare che non so come definire, diciamo. In ogni caso sono qui da Bull, se mi sentite un po' con il fiatone perché l'ho pulito, sono morta. E scusate se sentite questo rumore, ma appunto stanno tagliando l'erba, però devo fare questa intro. E lui sta qui a mangiare, quindi non penso che gli metterò la capezza. Però ci devo un attimo ragionare perché bisogna vedere. E nulla, ho deciso di aggiungere, diciamo, come dettaglio di questo video queste due fantastiche piume che mi ha mandato Elisa di Princess Boutique. E cioè, guardate la bellezza. Vabbè, se mi seguite su Instagram già l'avrete viste. E ringrazio ancora Elisa per avermi scelto come ambassador. E nulla, le metterò appunto per abbellire queste due trecce che, di cui vi farò il tutorial. E nulla, io direi di iniziare. Allora, come prima cosa bisogna dividere le choc in due parti solamente e iniziamo a prendere dall'esterno delle mini ciocche e le uniamo alle grandi. Praticamente rimangono sempre due sole ciocche e da ogni ciocca prendiamo delle mini ciocche che portiamo nella ciocca opposta. È veramente molto facile, molto più della treccia appunto, perché abbiamo soltanto due ciocche e dobbiamo soltanto prendere dall'esterno, portarli all'altra ciocca e così viene la nostra treccia spina di pesce. Allora, separiamo i capelli sempre in due ciocche, poi prendiamo una mini ciocca dal lato destro e la portiamo a sinistra e la uniamo al resto, poi prendiamo a sinistra e la portiamo sulla ciocca di destra, cioè è veramente super super facile, basta prenderci un attimo la mano e però veramente è semplicissima, se siete riusciti a fare le altre dovete riuscire anche a fare questa e continuate così fino a in fondo. Prendete le ciocchettine e le unite a quella opposta. Prendete la ciocchettina e la unite all'altra opposta. E così via. Just to find the loudest tears.
if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fun land. I don't ever want to leave. Allora, qui si vede ancora meglio. Allora, spazzoliamo. Mi raccomando, ragazzi, prima di fare la treccia spazzolate. E dividiamo di nuovo in due ciocche. Prendiamo quella esterna e la portiamo all'interno. Esterna, interno. E uniamo sempre a quella opposta. Guardate bene come muovo io le dita, ma è veramente super facile. Purtroppo l'altra treccia non me l'ha registrata, però se volete il tutorial ve lo registro un'altra volta, però scrivetemelo nei commenti. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e che questo tutorial vi sia stato utile. E mi raccomando, se rifate queste tipologie di trecce, taggatemi su Instagram che voglio vedere come diventate brave grazie a me. E nulla, io vi aspetto al prossimo video, ciao!